facendo, sono le 8. Il tempo pare non bellissimo, però alle 9 dovrebbe uscire il sole, 9, 9 e mezza, hanno detto le previsioni. Quindi sì. Proviamo. Ciao. Ok, qui parte il sentiero, è lungo 4 km e al termine arriveremo al pulpito di roccia, Sì, giusto? così. O Preikenstollen. Tradotto. Non c'è tanto affollamento, anche No. perché la giornata adesso non è un granché, però là vedo già che inizia a diventare un po' azzurrino, quindi è nebbia praticamente. Qui c'è lo Store and More e l'area shopping center, ristorante. Molto turistico. Elena mi sta già dando. È sui 4W di Elena. È bello, inizia adesso. Fatto il primo tratto, la prima salita, primo dislivello. Laggiù ci sono i camper, anche il nostro. C'è finta di fare un no. Laggiù vediamo anche il sole in Laggiù, laggiù, laggiù. lontananza. Zip line, non so cosa voglia dire. Eccomi, arrivo. Non c'è fretta. No, mi sono fatta. Cri, aiuto! No, dai, ce la facciamo. Siamo quasi a 2 km. Metà. Quasi a metà. Però è ancora nuvolo. È ancora nuvolo. E vabbè. Arriverà il sole, no? Ok, siamo partiti da qui, abbiamo fatto la prima rampa, poi un pezzettino di piano, la seconda rampa, adesso abbiamo fatto questo pezzo di piano, ora ci tocca fare l'ultimo pezzo ripido e poi dovremmo essere, cioè di nuovo un pezzo di piano e dovremmo essere arrivati. Anduma che ci scalduma. Siamo quasi a metà. Sì, guarda la 1009. salita che c'è adesso. Aiuto! Eccoci, siamo a metà strada, a metà del percorso, ancora un pezzo di salita abbastanza ripida, poi c'è ancora un pezzo di piano e poi dovremmo arrivare. E poi c'è la nebbia. E poi c'è la nebbia. Vabbè. Ok, siamo all'ultimo chilometro, la situazione meteo non è cambiata, anzi direi che è sempre peggio. C'è questa nebbia, quindi boh, non lo so. Vedremo se si alza, se no vedremo dalle foto fatte dagli altri. Le Se no dronate fatte dagli altri. possiamo sempre venire su anche domani, eh? Siamo qui ancora domani.
questo è bello. Ci rifacciamo sta camminatina. Te lo dico come sto stasera con le gambe. Ok, va bene. Gli ultimi 250 metri e la metà di nuovo via. Sì, sono quelli che sono schierato. Sono già arrivati e sono scesi una gara. Poi ritornano sul pomeriggio. Sa sto fiordo, lo vediamo. Sempre nebbia, però è figo lo stesso. Ele? Ci siamo quasi. Sì. E finalmente si vede il fiordo. Circa 600 metri più in giù. Ci siamo. C'è pure un gabbiano. E laggiù il famoso pietrone. Un po' di gente c'è, ma non come al solito. E beh, c'è tanta nebbia. Siamo arrivati. C'è pochissima gente perché ovviamente il meteo non è il massimo, non si vede niente. E però è comunque particolare. E a mezzogiorno c'è scritto che dovrebbe venire il sole, vedremo. C'è un battello laggiù, non so se si vede. Ah sì, magari con la video no, a occhio nudo si vede. Siamo arrivati sul Breckenstollen, forse sta arrivando anche un po' di sole, forse. Però adesso si vede almeno il fiordo sotto. Un po' di gente, l'autogrill. Il Breckenstollen. Vorrei un camogli. Ma dov'è che danno il camogli? In quale parte dell'autogrill? Dai. Riusciamo a vedere il fiordo finalmente. Guardaci. Ce l'abbiamo fatta e sta uscendo anche un po' di azzurro. E io lo ci dite che sono messo. E dai, c'è uno lassù. No. Bene, il meteo è stato clemente, la nebbia si è alzata. E non ci c'è sta nessuno. Ci sta donando questo spettacolo. Sì, non c'è nessuno. Dio, proprio nessuno. Appunto. Tu dove sei? Ah, sei qua. Non c'è nessuno, vedi? Beh, è uno dei posti più turistici della Norvegia. Grazie anche a 007. O Mission Impossible, non ricordo più. Tom Cruise. Battellino. Siamo saliti un goccino, qui non c'è nessuno, sono tutti lì sul roccione, è bellissimo, bellissimo. Uno spettacolo della natura.
Oh, abbiamo fatto pranzo. Questa era la nostra vista del pranzo. E adesso Enrico sta facendo la pennica. Buona pennica. E il sole è arrivato, anche un sacco di gente, però è arrivato anche il sole. Spettacolo. Cucumerlo. Cucumerlo. Bubusettete. Facendo la discesa, adesso il tempo è migliorato, siamo stati un po' su anche col tempo bello, comunque non c'è più la nebbia, uno spettacolo anche da qua. Qui c'è tutto il sentiero che sale, vedete tutte quelle formichine, tutti quelli che stanno salendo per pomeriggio e sera. Si sta alzando un bel po' di vento. Sì, che ha pulito. Pulito. E qui è la strada della discesa. Eccoci qua. Abbiamo finita la passeggiatina. Finito. Adesso ci cuociamo un po' col tè. È un bel waffle. È solo questo da dire. Sono un po' stanca. Sono un po' cotta. Però dai, panorama merita. È venuta anche una bella giornata. Va bene, dai. Allora, ci infocilliamo col nostro waffle? E il nostro tè? Il tè.